Parlavamo con Massimo Profeta di Sannipoli, che è sfumato, che si è accordato con l'Avellino. Quanto è arrabbiato, quanto è dispiaciuto il Pescara e quanto lo voleva veramente il Pescara Sannipoli? Ma Enrico, io credo che nel calcio italiano l'unica cosa che non manchi siano i giocatori. Sicuramente mancano i soldi, ma i giocatori ce ne sono quando ne vuoi. Quindi Sannipoli va ad Avellino, mi fa piacere per l'Avellino. Perché Pescara non poteva fare quello sforzo economico. Ma non lo poteva fare, se l'avesse potuto fare lo faceva dall'inizio, quindi non era nei nostri piani, nel nostro budget, ma cioè, obiettivamente ci sono tanti altri giocatori in giro, quindi mi fa piacere per l'Avellino che ha preso un buon giocatore, ma ce ne sono tanti altri che sono buoni come Sannipoli. Allora, prima di andare alle domande di Massimo Profeta, tra un po' daremo l'auricolare al presidente Sebastiani di analizzare, per quello che c'è da analizzare, questo test. Quali sono le alternative a Sannipoli in quel ruolo? Ma questo è un qualcosa che sta vedendo Dell'Icarri e ci sta lavorando veramente tanto. In più ci aggiungiamo anche qualche possibilità che arriverà sicuramente negli ultimi giorni da qualche giocatore che oggi è in una categoria superiore e che magari fino a ieri non aveva pensato di fare un salto all'indietro e che magari ci può stare che lo faccia perché nelle prime partite non troverà spazio. Conosciamo il mercato oramai, bisogna essere attenti e svegli, perché poi negli ultimi giorni si fanno i migliori affari. Ecco, ma il Pescara, al di là di una o due mezze ali, se dovesse uscire Luca Mora, cerca altro? No, al momento non cerca altro perché riteniamo di avere una rosa giusta per fare un buon campionato. Non abbiamo mai venduto fumo, abbiamo sempre detto che vogliamo fare un buon campionato e credo che questa squadra, man mano che andrà avanti e si scrollerà un po' di dosso tutto il lavoro fatto in questo mese e qualche giorno, farà vedere quello che vale, perché le qualità ci sono tutti, i giocatori sono tutti di grande prospettiva e di grandi qualità. Ecco, io faccio l'ultima, poi parleremo della partita e darò il microfono a Massimo Profeta per le domande da studio. Lei ha detto più volte, anche nelle interviste a Massimo che è in studio, che crede molto alla società in Vergani, che Vergani non si muove. Ancora qualche problemino fisico, dovrebbe tornare da domani regolarmente a disposizione con il gruppo, ma dovessero arrivare delle offerte per Vergani, le valuterete o avete deciso Vergani sarà l'attaccante del Pescara, se ad esempio dovesse proporsi questo scambio con il Modena con Abiuso? Ma noi abbiamo, come detto prima, noi siamo attenti e vigili sul mercato, quello che succederà poi lo dirà il mercato, perché non è che posso decidere io che quindi deve non fare. È più incedibile Vergani? Per noi è un giocatore importante, come ho sempre detto, quindi non abbiamo avuto richieste in tal senso, se dovessero arrivare le valuteremo, ma certamente negli ultimi giorni non indebolirò la squadra per dare un giocatore che magari è stato fin qui fermo e adesso comincia a giocare. Per cui, ma lo scambio con Abiuso potrebbe essere un'idea? Non c'è nell'idea, quindi se poi ce lo dovessero proporre vediamo, ma a oggi non c'è nella nostra idea, non c'è nel nostro programma, per cui Vergani, Cuppone e Tomassini sono attualmente gli attaccanti del Pescara. Purtroppo in questo momento è disponibile solo Cuppone, ma Tomassini rientrerà anche lui martedì nel gruppo, come lo farà Vergani. Ci sarà da aspettarli qualche giorno in più, ma non è questo il problema. Oggi abbiamo visto nel secondo tempo il mister ha fatto giocare là davanti tre piccoletti che hanno messo un po' di giostra, quindi possono giocare tranquillamente anche loro. Presidente, un flash sull'amichevole, quanto indicativa, perché il primo tempo non bene, meglio con la grande qualità dei giocatori entrati nel secondo tempo, ma il notaresco li aveva tolto sostanzialmente tutti, e se questo è l'ultimo test poi si rivedrà il Pescara il 2 settembre con la Juventus. Io credo che il mister probabilmente farà una partita con la primavera, giusto per non farli stare fermi, ma non vuole fare altre amichevoli, per cui credo che faremo una partita in famiglia. E quando? Non lo so, adesso poi decideranno, domani c'è una giornata libera se non vado errato per i ragazzi e poi deciderà il mister quando. Però ritornando alla partita, quello che dicevo la settimana scorsa, noi abbiamo dei giocatori a centrocampo che sono molto bravi e molto forti, che sono Aloy, che sono Tuinov, che sono Squizzato, che sono Mora, e poi ci sono giovani di belle speranze. Però Mora uscirà, visto che non è più utilizzato dalla Zema. Ma non è detto che uscirà. Mora deve capire che probabilmente il mister lo farà giocare sempre, lo farà giocare per una parte. Se lui vorrà rimanere, Pescara è a sua disposizione, perché Mora dipende da Mora. A mio avviso ci darà una mano. Dipende da Mora.
No, dipende da Mora, dipende, è chiaro che se domani dovesse arrivare un'offerta a Mora, che qualcuno che gli dice che lo mette al centro di un progetto, probabilmente Mora ci chiederà di andare via. Studio Massimo. Buonasera Presidente, no, la domanda è questa, giro la considerazione di Dell'Icari. Dell'Icari qualche giorno fa mi ha detto personalmente, ma credo che l'abbia detto a tutti, questa squadra è come se fosse monca a centrocampo perché manca una mezzala a tutto campo, che poteva essere Sannipoli, no? È un obiettivo che avete inseguito a lungo, adesso si è accordato con l'Avellino. Ecco, questa mezzala, no? Che poi è difficile trovarla con determinate caratteristiche, no? Che, come le richiede Zeman, sarà un giovane oppure sarà un giocatore d'esperienza? Questo un po' questa è la domanda, questo è il mio dubbio. No, secondo me deve essere un giocatore bravo, perché non credo che l'altro anno quando è arrivato Rafià avesse le caratteristiche per giocare col mister, però era un giocatore bravo, quindi ha fatto la differenza. Io credo che se trovi un giocatore bravo, adesso questo fatto di poter giocare con Zeman o non poter giocare con Zeman, non è che Zeman è un extraterrestre, quindi sicuramente deve avere delle caratteristiche, ma se i giocatori sono bravi possono giocare con chiunque. Perfetto, Massimo. Ecco, per esempio no, mi veniva da pensare a un giocatore come Calcagni, non so se lo state attenzionando. Calcagni è un giocatore di Serie C, per carità, no? Ha fatto circa 300 presenze, un 94, non so se è nel novero dei candidati, probabilmente non mi risponderà il Presidente. C'è un giocatore simile a Calcagni. Ti rispondo volentieri, perché personalmente non lo conosco, quindi non, ti direi una stupidaggine. Però domani farò un summit con Dell'Icari, che mi dirà, mi relazionerà su tutto quello che sta vedendo e quelle che sono le sue idee, poi decideremo. Però adesso non bisogna avere fretta, perché nel mercato degli ultimi giorni possono uscire delle situazioni che oggi sono impensabili e che però possono uscire, è capitato sempre. Quindi bisogna avere le idee chiare, sapere quello che puoi fare. Noi abbiamo la fortuna di avere una piazza dove i giocatori vengono volentieri, perché comunque Pescara è una bella città, la società non fa mancare nulla, ci sono le strutture, c'è tutto, per cui poi i ragazzi tra di loro parlano, quelli che sono stati a Pescara non possono che parlare bene di Pescara, per cui se c'è la possibilità magari si va a pescare qualcosa in situazioni che oggi uno non si aspetta, per cui bisogna stare tranquilli e calmi. E negli ultimi giorni uscirà fuori anche il giocatore per il Pescara. Ecco, ma in questo momento, come dicevo prima, l'unica cosa che non manca sono i giocatori in Italia. Ecco, volevo solo chiedere una cosa. Vai Massimo, per l'ultima. Sì, velocemente, non si sente di dire con certezza oggi che 20 agosto, mancano meno di 2 settimane all'inizio del campionato, che Vergani resterà sicuramente a Pescara? Lo sa perché glielo chiedo, Presidente? Perché ogni giorno... No, io me la sento di dire. No, infatti lo sa perché glielo chiedo? Perché leggo evidentemente è partente. Un giocatore... È un... Prego, prego. No, ma leggo è partente, però attenzione, leggo è partente non detto da noi. È chiaro che se c'è qualcuno che è interessato a Vergani è perché evidentemente Vergani è un potenziale ed è un giocatore che quelli che fanno calcio conoscono. Però per quanto mi riguardi, l'ho sempre detto, Vergani per me è un giocatore che non si muove da Pescara, se si muove deve essere rimpiazzato adeguatamente. Siccome noi ci puntiamo molto, lo aspettiamo, martedì dovrebbe rientrare in gruppo e Vergani farà anche lui la sua parte in questo gruppo quest'anno. Ci dica dove va Colà in chiusura, che sempre Cesena, perché comunque se ne parla da settimane, però è qui. Ma Cesena è una piazza che vorrebbe Colà, ma magari poi alla fine esce fuori qualche altra cosa, che non so, negli ultimi giorni si vedrà. E se dovessero, chiudiamo, arrivare 2 mezzali alla fine, dei giovani, chi potrebbe andare a giocare tra De Marco, Manu e D'Agasso? Ma non è detto che debbano andare a giocare, i ragazzi devono crescere, non c'è una pressione per farli per forza giocare a tutti i costi, o magari se giocano uno spezzone di partita acquisiscono esperienza e poi magari te li ritrovi. Se poi non ci dovesse essere spazio per qualcuno, magari qualcuno lo mandiamo a giocare, ma in questo momento non è questa la priorità.